Buonasera a tutti. Il ritardo con cui prende avvio la seduta odierna è dovuto al protrarsi dei lavori della Camera del Senato, quindi Palazzo Madama. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 12,2 del regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la relativa trasmissione via web TV. L'ordine del giorno reca audizione del professor Gaetano Manfredi, già ministro dell'Università e della Ricerca, attualmente sindaco di Napoli, e del professore Stefano D'Alfonso, consulente della Commissione. L'audizione verterà sugli esiti della ricerca, da cui è scaturita anche la pubblicazione di un volume monografico del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli, dal titolo «L'Università nella lotta alle mafie», patrocinata da questa commissione. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno, gli auditi hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. Al termine dell'incontro potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti agli auditi. Do pertanto la parola dapprima al professor D'Alfonso, ringraziando sia lo stesso professor D'Alfonso sia il sindaco, il professor Manfredi, per la disponibilità dimostrata. Prego, professor D'Alfonso. Grazie Presidente. Allora, esprimo innanzitutto i saluti del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il professore Ferruccio Resta, magnifico Rettore del Politecnico di Milano, del magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il professore Matteo Lorito, e della professoressa Dora Gambardella, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali, in cui opera il laboratorio interdisciplinare di ricerca sulle mafie e la corruzione, che collabora scientificamente con questa commissione. Siamo qui per discutere del ruolo dell'università nel più ampio sistema di prevenzione e contrasto alla criminalità, in particolare quella mafiosa, e lo facciamo considerando i risultati della ricerca contenuti nel volume L'università nella lotta alle mafie, pubblicata nel 2021 nella serie Mafie e corruzioni con Donzelli editore e curato dal professore Gaetano Manfredi e da chi vi parla. La ricerca appunto è stata condivisa con questa commissione, come il Presidente anticipava, e ci preme appunto ringraziare il Presidente, il Senatore Nicola Morra e la Commissione parlamentare antimafia tutta, anche per averci dato l'opportunità di presentarne i risultati. Con questa ricerca proviamo a dare atto dello stato dell'arte dell'impegno universitario sui temi delle mafie e a sviluppare qualche considerazione anche in prospettiva sul ruolo dell'università italiana. Questo tipo di lavoro però deve essere anche letto in considerazione del contesto in cui il gruppo di ricerca si è formato e impegnato, quindi delle collaborazioni istituzionali che hanno avviato e sostenuto un processo scientifico, politico e culturale. Il progetto viene concepito successivamente alla pubblicazione nel 2018 del volume Mafie e libere professioni, come riconoscere e contrastare l'area grigia, di cui siamo autori con il magistrato e consulente della Commissione antimafia, il dottore Aldo De Chiara. Questa ricerca è frutto di una riflessione scientifica che giunge a valle di un lavoro che è stato sviluppato in questa commissione nella 17ª legislatura
nell'ambito di uno specifico comitato che si occupava di infiltrazioni nell'economia legale delle libere professioni, che era coordinato dall'onorevole Massimiliano Manfredi. Guardando alla compromissione dei liberi professionisti con le mafie, abbiamo ritenuto di dover approfondire prima il ruolo degli ordini professionali, quindi quello delle università, in quanto sede deputata alla formazione degli studenti, di quei giovani che divengono professionisti e classe dirigente del Paese. Nel riflettere sugli ordini professionali e sulle università, quali attori istituzionali nel sistema in cui si sviluppa l'azione di prevenzione e contrasto alle mafie, ci siamo resi conto che forse non vi era sufficiente consapevolezza nel riconoscimento formale come simbolico del ruolo dell'università e degli ordini professionali. Ci si domanda quindi se l'Accademia possa avere un ruolo riconoscibile tra gli attori che operano nel sistema antimafia, cioè tra quelli istituzionali, tra cui questa commissione o gli organismi giudiziari, la Direzione Nazionale Antimafia, le direzioni distrettuali antimafia, le forze dell'ordine, le prefetture, e quelli che rientrano nell'antimafia cosiddetta movimentista o delle società civile, penso alle associazioni, alle parrocchie che operano sul territorio. Partendo anche da queste considerazioni, si struttura una collaborazione istituzionale che è stata formalizzata all'interno di un protocollo tra la Commissione parlamentare antimafia, mi riferisco ancora alla 17ª legislatura con la presidenza della senatrice Rosi Bindi, che ringraziamo, e la Conferenza dei rettori delle università italiane, che allora era presieduta appunto dal professore Gaetano Manfredi. Dopo questa doverosa premessa, necessaria per inquadrare la collaborazione scientifica del nostro gruppo di lavoro con la Commissione antimafia, possiamo riportare sinteticamente alcuni dei risultati conseguiti, che potranno evidentemente essere approfonditi leggendo il volume. Per riflettere sul ruolo dell'Accademia italiana, oggi come in prospettiva, abbiamo ritenuto di dover preliminarmente elaborare un nuovo progetto con il quale, mi sia consentito dire, per la prima volta sono state realizzate un'anagrafe degli insegnamenti e un'anagrafe della ricerca universitaria in tema di mafia. È stato quindi sostanzialmente mappato l'impegno universitario. Lo scopo è stato quello di partire dai dati e non limitarci a una riflessione di carattere meramente qualitativo. Va detto preliminarmente che questo lavoro è stato realizzato con la Conferenza dei rettori delle università italiane. Senza questa collaborazione istituzionale non lo si sarebbe potuto fare. Voi per le competenze messe in campo nella definizione delle metodologie e nella realizzazione delle banche dati, voi per il coordinamento istituzionale necessario per chiedere e ottenere dagli atenei aderenti alla CRUI i dati stessi. Ci sia consentito quindi ricordare l'impegno straordinario profuso dalla dottoressa Elena Breno, statistica, e il fondamentale coordinamento della dottoressa Emanuela Stefani. Entro nel merito dei risultati della ricerca, come dire, dati alla mano, mentre sulla la riflessione sul futuro ruolo dell'Accademia all'interno del sistema antimafia sarà il professore Manfredi a trattarla, in quanto a suo tempo fu lui a elaborare questa riflessione nell'ambito della ricerca, quindi quando era rettore della Federico II e presidente della CRUI. Poi, quando siamo andati invece nella fase conclusiva del lavoro a pubblicare il volume, era ministro dell'università e della ricerca. Abbiamo ritenuto poter misurare l'impegno universitario anche per coglierne i punti di forza e quelli di debolezza, sui quali poi aprire un dibattito a partire innanzitutto dai dati della formazione universitaria.
Per avere effettiva contezza dello stato dell'arte, dell'impegno universitario nell'insegnamento, la CRUI e il Laboratorio sulle Mafie della Federico II, in collaborazione con gli altri, con altri Atenei italiani, hanno realizzato l'anagrafe della didattica, somministrando dei questionari sostanzialmente a tutti gli Atenei per avere dei dati concernenti innanzitutto gli insegnamenti nei corsi di laurea dedicati allo studio delle mafie. In secondo luogo, per individuare le strutture dedicate a questi temi, quindi i laboratori, gli osservatori, i centri di ricerca. Poi la formazione post laurea, le scuole di dottorato, i master, i corsi di alta formazione e anche alcune attività di terza missione, quali ad esempio le summer e le winter school. I risultati che ne sono conseguiti sono diversi, così come le riflessioni e gli approfondimenti che abbiamo sviluppato in questo volume. Solo alcuni dati. Un primo dato è quello della maggiore presenza delle attività di insegnamento nelle regioni settentrionali e nei cosiddetti mega atenei. Ora, questa distribuzione territoriale potrebbe trovare una spiegazione, considerando anche altri fattori, nella cresciuta consapevolezza in alcune regioni del nord della presenza mafiosa. Questo dato però non trova corrispondenza con quello riferito invece ai laboratori di ricerca o alla produzione scientifica, che vede negli studiosi e negli atenei meridionali un impegno maggiore e costante nel tempo. Un altro dato importante sul quale riflettere è la presenza o meno di corsi di natura interdisciplinare. Sottolineo questo passaggio perché il fenomeno delle mafie è un fenomeno che non può che essere interpretato attraverso uno sforzo interdisciplinare. Lo è nella ricerca e lo deve essere sostanzialmente anche nella formazione. Per quanto riguarda poi l'offerta formativa post laurea, abbiamo quindi mappato corsi di alta formazione, scuole di dottorato e master e abbiamo verificato un andamento altalenante tra gli Atenei del Nord, del Centro e del Sud, che però nel lungo periodo tende a stabilizzarsi, fatto salvo per i dottorati di ricerca concentrati al Nord, in particolare a Milano, e sicuramente un riferimento va fatto a quello del professore Dalla Chiesa, in quanto è un dottorato che nasce a valle del protocollo d'intesa che è stato appunto stipulato con la Commissione parlamentare antimafia di cui appunto dicevo. Un altro dato che abbiamo voluto segnalare è quello relativo ai partenariati nei percorsi di formazione, quindi a quali sono gli enti che sostanzialmente sostengono dei percorsi di alta formazione in tema appunto di mafia, quindi dalle forze di polizia, gli organismi giudiziari, l'ANAC, le associazioni e quant'altro. Passo al secondo tema, che è quello della ricerca universitaria. Una seconda parte del progetto si è concretizzata attraverso la realizzazione dell'anagrafe della ricerca in tema di mafia. La CRUI e il Laboratorio sulle Mafie hanno attivato una collaborazione con gli Atenei italiani nell'ambito del progetto UGOV Iris. In particolare è stato creato un catalogo in tema di mafie che attraverso la ricerca di parole chiave che sono state utilizzate per l'estrazione dei prodotti scientifici, per esempio mafia, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Organized Crime, Area Grigia, Concorso Esterno. Si è quindi tenuto conto dei contributi scientifici su questi temi elaborati dai docenti e da ricercatori universitari, ma anche in parte da docenti, da studiosi non strutturati come i dottori di ricerca. Cosa è venuto fuori? Intanto le tipologie di prodotti che sono stati considerati sono gli articoli in rivista, i saggi in volume, le monografie o curatele, gli atti di convegni e le tesi di dottorato. Quali sono le principali utilità di un'anagrafe della ricerca
di questo tipo sui temi delle mafie. Intanto va detto che noi abbiamo in questo momento a disposizione una banca dati che è un semplicissimo file Excel di facile accesso, gratuito, che la CRUI metterà a disposizione di tutti entro la fine dell'anno nel suo sito e che sarà aggiornato e alimentato anche dal laboratorio sulle mafie. Ora, questa banca di dati consente, con una ricerca per parole chiave, di individuare le pubblicazioni su determinati temi: riciclaggio, beni confiscati, approfondimento di singole tipologie di associazioni mafiose, ma anche di individuare gli autori e gli atenei di riferimento, cioè quelli che hanno approfondito queste tematiche. In questo modo gli studiosi, le istituzioni, gli organismi giudiziari investigativi, i giornalisti, i rappresentanti del mondo delle associazioni, più in generale i cittadini, potranno facilmente risalire all'impegno scientifico prodotto negli anni ed eventualmente contattare gli autori, i laboratori e gli atenei. Inoltre, questa piattaforma consente anche di ridurre le fisiologiche barriere disciplinari che, come noto, limitano la conoscenza della produzione scientifica e anche l'individuazione degli esperti di settore e dei gruppi di lavoro, ai quali eventualmente rivolgersi in presenza delle più diverse esigenze di approfondimento, anche e per esempio nel caso della produzione legislativa o nel caso di approfondimenti in sede giudiziaria. Per farvi due esempi concreti, vogliamo appunto segnalare il supporto che gli studiosi e i laboratori di ricerca possono dare a una commissione come quella parlamentare antimafia, ma mi sia anche consentito di fare un riferimento molto più recente a un convegno che si è tenuto pochi giorni fa, il 26 novembre, a Napoli, in cui la Procura della Repubblica di Napoli con le forze dell'ordine hanno voluto condividere l'analisi delle mappe della criminalità, in particolare di quella camorristica, sul territorio napoletano, e le hanno condivise con il laboratorio sulle mafie della Federico II, e i ricercatori universitari hanno contribuito all'analisi e alla lettura da un punto di vista scientifico, in buona sostanza, di quello che succede a Napoli a partire dai dati investigativo-giudiziari. Un secondo obiettivo che ci si è posti è stato quello di rappresentare nei dettagli, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la produzione scientifica. A questo libro, a questa ricerca, e in particolare in relazione alla parte relativa alla ricerca scientifica, hanno contribuito 23 tra gli studiosi maggiormente impegnati nel proprio macrosettore. Per darvi contezza del dato, stiamo parlando di studiosi afferenti ai settori della sociologia, del diritto, della psicologia, dell'economia, della statistica, della storia, della scienza politica, delle scienze mediche, della lingua italiana, della letteratura, del teatro e della televisione, dell'ingegneria e dell'architettura, della geografia e l'antropologia. Quindi studiosi di discipline diverse che si occupano del tema delle mafie. Questi ricercatori, strutturati in diversi atenei, hanno fornito il proprio contributo. Facendo cosa? Andando ad approfondire i propri settori scientifico-disciplinari, le pubblicazioni che vi sono in tema di mafia ed eventualmente segnalando l'assenza di temi meritevoli invece di trattazione, oppure cercando anche di ricostruire storicamente le ragioni in considerazione delle quali alcuni temi vengono trattati. Si pensi purtroppo al periodo delle stragi o al momento in cui vi è una riforma del codice antimafia. Per guardare ai numeri, in particolare negli ultimi 20 anni, registriamo in Italia la presenza di almeno 1000 ricercatori universitari che hanno scritto sulle mafie, che afferiscono a circa 100 settori scientifico-disciplinari diversi,
con circa 3.000 pubblicazioni. È considerata che questo dato è in difetto perché tutta una serie di pubblicazioni probabilmente saranno sfuggite, perché avevamo delle parole chiave e solo con quelle parole chiave potevamo individuare le pubblicazioni. Questa riflessione scientifica poi è arricchita da tabelle, grafici che fotografano il dato generale e quello disciplinare su cui ci siamo soffermati, e il lettore potrà evidentemente sviluppare delle proprie considerazioni. I risultati della ricerca, e vado verso le conclusioni, ci permettono di affermare che vi è un grande impegno da parte degli studiosi e degli Atenei, soprattutto nella ricerca. Inizialmente non immaginavamo di poter registrare nelle più diverse scienze una presenza così numerosa di colleghi impegnati, tra l'altro molto spesso in solitudine, cioè senza far parte di gruppi di ricerca, soprattutto in quei settori quantitativamente meno impegnati sul tema delle mafie. Cioè è più facile per i sociologi o per i giuristi riconoscersi come parti di una comunità informale che ha deciso di impegnarsi su questi temi e anche a dare un contributo. Invece sono proprio gli studiosi delle discipline meno note a dover essere valorizzati e coinvolti per il contributo anche innovativo che sono in grado di fornire. Un'anagrafe di questo tipo pone chiunque nelle condizioni di individuare gli studiosi anche di più settori scientifico-disciplinari effettivamente competenti sui temi di cui ad esempio gli attori istituzionali hanno bisogno. Questo può anche generare un effetto, come dire, meritocratico, perché le istituzioni e non solo sono in grado di individuare quegli studiosi che effettivamente hanno già una competenza maturata, anche se meno noti, se, come dire, non facenti parte di quel gruppo di studiosi, di quella comunità che è più vicina alle istituzioni o al mondo delle associazioni. Per questo, come dire, abbiamo incominciato a porci alcuni interrogativi anche in relazione a quelle che sono le prospettive. Per questo il professore Manfredi e due autorevoli studiosi, autori della ricerca, il sociologo Rocco Sciarrone e lo scienziato della politica Alberto Vannucci e chi vi parla, io sono docente di istituzione di diritto pubblico, hanno ritenuto che vi siano le condizioni per avviare un percorso con gli altri studiosi che porti anche alla formalizzazione di un impegno comune in una forma associativa che è da definire insieme, anche eventualmente nella prospettiva di creare una società scientifica sui temi delle mafie. Ma sul ruolo della comunità universitaria e degli Atenei può senz'altro dare un contributo sia in termini strategici sia in termini concreti, appunto, il professore Manfredi, proprio in considerazione dei richiamati ruoli accademici che ha avuto. Concludo ringraziando il Presidente e la Commissione, con cui continuiamo a confrontarci e a collaborare sugli argomenti di cui ho detto in precedenza. In particolare attiva un impegno in termini di ricerca con il 20° Comitato, avente a oggetto la criminalità organizzata e l'emergenza Covid, presieduto dall'onorevole Paolo Lattanzio, che ha avviato un progetto con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con l'ANVUR, di aggiornamento proprio dell'anagrafe della didattica, e per la prima volta ci stiamo, come dire, cimentando anche sulla terza missione. E poi anche con il 15° Comitato, presieduto dal senatore Marco Pellegrini, che ha ad oggetto le mafie pugliesi, dove è anche affrontato il tema della compromissione dei liberi professionisti con le mafie e l'area grigia. Grazie Presidente. Allora io ringrazio il professor D'Alfonso, poi avremo modo di porre quesiti, anche perché ci sono sollecitazioni che ad esempio personalmente investono nel mondo delle professioni, sono state elencate, l'apporto disciplinare è stato corposo e plurale per questa ricerca. Do la parola allora al professor Manfredi.
Allora, grazie Presidente, sono particolarmente lieto di ritornare in Commissione Antimafia a 4 anni dalla mia prima audizione del 7 novembre 2017, che fu proprio dedicata alle risultanze del lavoro promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di cui ero all'epoca Presidente, in attuazione del protocollo d'intesa con la Commissione parlamentare antimafia della scorsa legislatura, che diede come frutto un accordo con i rettori dei principali atenei italiani allo scopo di riflettere sul ruolo e sul contributo delle università italiane nel contrasto alle mafie. Sono ancora più lieto che quel lavoro sia stato proseguito dalla nuova legislatura in commissione, e di questo sono particolarmente grato al Presidente Morra, e che si sia consolidata e potenziata una relazione istituzionale che nel tempo continua a dare frutti copiosi. Intendo pertanto svolgere in primo luogo un intervento sull'oggetto specifico dell'audizione odierna, che resta per me un fondamentale impegno intellettuale e professionale per le responsabilità che ho ricoperto nel mondo dell'università e della ricerca scientifica. In secondo luogo, non intendo sottrarmi a una più generale riflessione sui temi dell'impegno e delle politiche contro la criminalità che la collaborazione con l'università può dare a partire dai territori, anche in considerazione della mia nuova responsabilità di sindaco di Napoli. Tale carica recentemente assunta rappresenta per me una continuazione ideale del lavoro svolto nelle precedenti vesti, che intendo proseguire con gli stessi valori e con lo stesso spirito di servizio che mi hanno accompagnato fin qui. In merito al ruolo che il mondo accademico può svolgere nel contrasto alle organizzazioni e alla cultura mafiosa, innanzitutto richiamo alcune riflessioni svolte in occasione dell'audizione del 2017. Dopo 4 anni è quindi possibile fornire dati ulteriori e fare un piccolo bilancio dell'iniziativa, che a mio avviso è stata largamente positiva. L'idea oggi cristallizzata nelle pagine di questo libro è di guardare all'Università Italiana come un attore attivo che, pur nella sua autonomia istituzionale e culturale che la Costituzione e le leggi gli riconoscono, possa a pieno titolo assumere una posizione netta nella prevenzione e nel contrasto alle mafie. Da qui il titolo su cui abbiamo a lungo riflettuto, l'Università nella lotta alle mafie. Riteniamo che non vi sia un rischio di ideologizzazione nell'attribuzione di tale funzione all'Accademia, che potrebbe essere anche legittimamente evidenziata, bensì la dichiarata volontà di avere uno specifico ruolo attivo, che ha anche un valore simbolico, un coinvolgimento istituzionalizzato per contribuire all'attuazione dei principi costituzionali come quella di uguaglianza, giustizia, dei diritti di libertà, dei diritti sociali, di sviluppo economico e benessere minacciati in tanti territori dalle associazioni mafiose. Chi conosce i territori, come i parlamentari che compongono questa commissione, è ben consapevole dell'esiziale presenza delle mafie e degli effetti che producono sui piani sociali, economici e istituzionali, oltre che nella sicurezza pubblica, di cui sono purtroppo testimoni le tante vittime innocenti. Lasciare spazio alla criminalità organizzata nei più diversi settori determina sfiducia nelle istituzioni, alimentando anche nei piccoli comportamenti quotidiani la logica del così fan tutti, che invece noi vogliamo contrastare attraverso la cultura anche nella più alta sede, che è quella universitaria, in cui si materializza e che forma le classi dirigenti del Paese. Le università, in quanto enti ai quali è riconosciuta costituzionalmente autonomia, declinano il proprio impegno attraverso l'insegnamento, la ricerca e la terza missione, che si concretizza proprio nella collaborazione e nel supporto alla società e alle istituzioni. Per questo motivo l'attività che si sta svolgendo oggi con l'Agenzia Nazionale di Valutazione, con l'ANVUR, è molto importante, perché nella valutazione dell'attività dell'università le funzioni di terza missione sono state dallo scorso anno per la prima volta introdotte come fattore di premialità nel finanziamento del sistema universitario italiano.
Gli studiosi possono avere un ruolo determinante proprio in quanto essi operano nel rispetto di regole che garantiscono e impongono autonomia di pensiero e nel contempo rigore scientifico nella produzione dei risultati della ricerca a valle dell'insegnamento. Come è stato poc'anzi detto dal professor D'Alfonso, si registra un numero davvero notevole di studiosi che hanno ritenuto tali temi meritevoli di approfondimento scientifico. E l'entusiasmo che abbiamo registrato da parte di tutti i colleghi coinvolti nell'intraprendere questo non facile approfondimento sull'impegno dell'Università lo testimonia. Questa sede colgo l'occasione per ringraziarli tutti personalmente. Come già abbiamo avuto modo di osservare nel libro, saremo in presenza di una vera e propria comunità epistemica che associa la condivisione di un insieme di credenze valoriali e principi normativi all'istanza di una potenziale applicazione in chiave di riforma delle conoscenze prodotte. Alla luce di ciò, si è ritenuto di poter individuare nell'Accademia italiana tutta una serie di elementi in considerazione dei quali sarebbe maturo il momento per avviare un percorso di promozione di forme ancora più spinte di cooperazione istituzionale attraverso una rete di incontro, comunicazione e scambio di esperienze e iniziative che possa servire da agile infrastruttura per elaborazioni progettuali anche di respiro sovranazionale e iniziative di ricerca. L'Università potrebbe puntare a rafforzare i canali già esistenti di comunicazione e interscambio con i protagonisti dell'antimafia istituzionale e dell'antimafia sociale, supportandone l'azione attraverso i risultati delle proprie ricerche e delle proprie attività formative, sia in termini di contributo all'efficacia degli interventi, che più in generale alla maturazione di una sensibilità e consapevolezza condivisa di cui abbiamo sempre più bisogno. Evidentemente in questa nuova fase della mia attività istituzionale, che mi vede sindaco di una grande città come Napoli e della sua città metropolitana, le mie riflessioni sui temi della criminalità mi spingono ad andare oltre le mura delle aule universitarie, portandomi una riflessione oggi più ampia. Non mi soffermo sulle notorie e evidenti criticità che balzano agli occhi di chiunque si avvicini ai temi del governo e della gestione amministrativa di città e di una città complessa come Napoli. Mi limito a dire che gli enormi problemi pongono anche una sfida che contiene in sé un'opportunità altrettanto grande, che richiedono conoscenze e strumenti adeguati. Potrà forse apparire strano che un professore di ingegneria, come sono io, si voglia occupare anche di infrastrutture istituzionali, ma credo che l'ingegnerizzazione dei problemi ne aiuti la soluzione attraverso la comprensione generale e la trasformazione in processi concreti di lavoro. Per questo credo e rivendico il lavoro fatto in seno all'Università sui temi della lotta alle mafie, perché ci aiuta a conoscerle meglio. La comprensione di questi meccanismi è essenziale per supportare le appropriate scelte politiche. L'idea della creazione di un'anagrafe della ricerca e della didattica, accolta con favore da tutti gli Atenei italiani, ha fornito dati sorprendenti, rivelando quante competenze ci sono sui sistemi di funzionamento della criminalità organizzata che si sono accumulati nel tempo nei vari ambiti disciplinari delle università italiane, dal diritto all'economia, dalla storia alla sociologia, per tacere anche tutte quelle che sono le scienze legate alla comunicazione. Questo sapere corrisponde a un desiderio di conoscenza degli studenti e di tutti i giovani, per i quali le iniziative scientifico-culturali su questa materia riscuotono sempre un grande interesse. A mio avviso è proprio questo patrimonio di conoscenze che nel suo insieme e attraverso fecondi scambi interculturali costituisce quella scienza della legalità che ci può e ci deve aiutare nella costruzione di politiche attive di prevenzione e di contrasto all'illegalità.
mi sia consentito tornare nuovamente a fare in queste aule parlamentari la citazione di Gaetano Filangieri, il grande illuminista napoletano tra i pionieri del costituzionalismo moderno, autore nel 1780 della scienza della legislazione, celebre da subito in tutta Europa e anche tra i padri fondatori degli Stati Uniti d'America. La conoscenza specialistica e specializzata è l'unica che aiuta a gestire e risolvere problemi complessi, come sono quello delle politiche di prevenzione e contrasto alle mafie in questi tempi così difficili. Sono contrario per natura alle banalizzazioni, ma mentre credo che la semplificazione sia la cosa più complicata, perché presuppone conoscenza approfondita e capacità di innovazione. Nelle mie azioni, sia da rettore che da ministro, ho sempre creduto che la conoscenza potesse essere un grande fattore di sviluppo economico e potesse colmare i tanti divari sociali e essere anche uno strumento per la trasformazione dei territori. E in questo iniziative che abbiamo fatto a Napoli, come il nuovo polo sul digitale insieme a tanti gruppi internazionali, tra cui l'Apple, è stato un esempio molto positivo. Credo che per questo occorra coniugare e impiegare tutti i saperi scientifici e delle scienze umane per fare in modo che si possa supportare anche il lavoro degli amministratori di comunità più o meno grandi. Mi limito in questa sede a tratteggiare alcune idee, mi avvio alla conclusione, su cui si può lavorare sempre con l'obiettivo di avere una capacità trasformativa dei territori e delle società avviando sistemi di contrasto all'illegalità e realizzando progetti concreti. Una prima iniziativa a cui voglio fare riferimento è la creazione di un patto educativo nei territori, che a Napoli è stato fortemente sostenuto dalla diocesi e dall'arcivescovo Don Mimmo Battaglia. L'idea è che ci sia un intervento, soprattutto nei quartieri più difficili, dove sono più elevati i livelli di dispersione scolastica, fatto dalle istituzioni, dal sistema scolastico, dalle università e dal sistema associativo, sia laico che cattolico, per rafforzare l'attività formativa nei confronti dei giovani e ridurre i tassi di dispersione scolastica, introducendo in questi percorsi anche percorsi di educazione alla legalità che consentano, dal punto di vista formativo, una attività attiva di contrasto alla devianza e alla marginalità giovanile, che rappresentano un pabulum forte di quelle che poi sono le attività di reclutamento della criminalità, che vede sempre un abbassamento continuo dell'età delle persone che delinquono. Una seconda iniziativa, che è anch'essa legata alle attività che il mondo dell'università e della ricerca possono portare avanti e che è anche stata già valutata in una serie di contesti a livello europeo, è la possibilità di sviluppare competenze specialistiche rispetto a quelle che sono le future politiche contro le più evolute forme di criminalità, soprattutto legate a quella che è la criminalità digitale, che oggi è una grande frontiera di contrasto all'illegalità, dove formare esperti nel contrasto ai crimini informatici, alle transazioni economiche illegali, come per esempio l'uso delle criptovalute, l'uso del blockchain, al riciclaggio di capitali illeciti attraverso le nuove tecnologie. Questo consentirebbe di integrare le attività di innovazione digitale, come per esempio il polo che noi già abbiamo creato a San Giovanni a Teduccio, con delle attività di ricerca che siano un incubatore di competenza sempre più essenziale per formare professionisti che operino nel contrasto all'illegalità nel mondo digitale del futuro.
Un'ultima considerazione che è stata già richiamata dal professor D'Alfonso è invece la possibilità di avere un'attività di confronto e di riflessione su quella che è la pianificazione delle azioni sociali ed economiche di contrasto all'illegalità insieme a quelle che sono le attività di conoscenza e di repressione da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni della magistratura. Un esempio è stato quell'ultimo che si è avvenuto qualche giorno fa a Napoli, in cui è stata presentata questa collaborazione tra comune, quindi tra istituzioni degli enti locali, procura, università e forze dell'ordine, per una mappatura della situazione delle attività delittuose delle mafie e per una analisi di quelle che possono essere le misure di contrasto e di investimento dal punto di vista sociale e economico per fare in modo che oltre all'attività repressiva si possano contrastare questo tipo di attività. Mi fermo a questo primo elenco per dare solamente il senso del lavoro che si può e si deve fare con fiducia nelle maggiori città, soprattutto quelle afflitte da maggiori problemi sociali e criminali di grandezza pari alle loro dimensioni urbane e metropolitane. È un lavoro che richiede grande impegno. Per la mia esperienza, arricchitesi a livello personale e professionale, anche grazie al rapporto duraturo con un organo parlamentare a mio giudizio imprescindibile come la Commissione Antimafia nel settore della lotta alle mafie, occorre mettere a fattor comune tutte le competenze per arricchire quelle esistenti e soprattutto farne nascere di nuovo. Da sindaco di Napoli mi adopererò per far incontrare l'ambito degli specialisti sul campo con quello degli specialisti delle aule di studio e per fare in modo che queste competenze possono essere di supporto al servizio della politica e delle istituzioni. Grazie. Grazie Sindaco, grazie Professor Manfredi. Do pertanto subito la parola al Senatore Mirabelli. Sì, grazie Presidente, grazie Sindaco, grazie Professor D'Alfonso. Intervengo intanto perché credo che tocchi anche a noi valorizzare un lavoro, un percorso importante che è cominciato la scorsa legislatura, grazie anche, forse soprattutto, al professor Manfredi, che allora era presidente della conferenza dei rettori dell'università e volle costruire un percorso anche di confronto, iniziò con un ricordo, con un confronto aperto su quale poteva essere il ruolo e il contributo che l'università poteva dare contro le mafie. Devo dire che quel lavoro ha gemmato molte iniziative di cui che si stanno implementando e su cui si sono visti e si stanno vedendo i risultati. Io penso che non ci sia solo un tema di chiarimento su un punto, cioè che l'università italiana deve essere uno dei protagonisti nella lotta alla mafia, che può svolgere un ruolo importante, culturale, di sensibilizzazione. Però a me pare che l'esperienza di questi anni ci dice anche altro, che intanto la ricerca può dare un contributo straordinario alla lotta alla mafia. Se penso alla ricerca dell'Università di Milano lo scorso anno, sulla scorsa legislatura, sulle presenze mafiose dranghettiste in particolare al nord, se penso al lavoro fatto in questa legislatura con l'Università di Bologna sul tema dei beni confiscati, se penso al lavoro che è stato presentato recentemente da Federico II, dico da lì c'è un contributo forte di cui la nostra Commissione deve anche saper trarre beneficio. Fa bene, ha fatto bene il Presidente anche a
accettare la proposta di Nando Dalla Chiesa di costruire una elaborazione sulla memoria guardando anche agli archivi dell'antimafia. La seconda cosa importante, mi pare, l'ha detto tra le righe Gaetano Manfredi, è il tema che l'università può consentire di mettere in campo strumenti di lotta alla mafia, perché oggi oggettivamente le nuove mafie, che sono le mafie del digitale, che sono le mafie degli investimenti finanziari, eccetera, eccetera, hanno raggiunto un livello di sofisticazione che ci fa dire che un contributo dell'università a mettere in campo gli strumenti per contrastare queste dinamiche è decisivo. Terzo, ma non ultimo, per l'esperienza che ho avuto in questi anni, a me pare che questo lavoro e questa collaborazione con le università ci ha consentito di costruire competenze che oggi sono in campo, che sono in campo qui tra i consulenti dell'antimafia, che sono in campo nei comuni, che fanno ricerca. L'idea dei dottorati è stata un'idea forte e molto utile, per cui ci tenevo a valorizzare questa cosa e a sollecitare, come stiamo facendo oggi, la Commissione e il Presidente a proseguire e continuare a ampliare questo percorso. Però, siccome si è fatto riferimento al convegno in collaborazione con la magistratura sulla Camorra a Napoli dell'altro giorno, il quadro che ne è emerso è un quadro oggettivamente molto preoccupante, e io credo che sarebbe sbagliato non approfittare della presenza del sindaco di Napoli, anche in una veste ibrida, però del sindaco di Napoli, che a cui non possiamo chiedere già oggi cosa sta facendo o che cosa sta risolvendo, ma anche alla luce di quel convegno, quali sono le idee che può mettere in campo un comune per non delegare, perché credo che questa sia la cosa che non possiamo fare, per non delegare appunto alla magistratura e alle forze dell'ordine una battaglia, una realtà che spesso nel sociale trova le sue radici negative, ma le sue radici. Grazie. Grazie senator Mirabelli. Do la parola ora al deputato Lattanzio, dopodiché potranno rispondere sia il sindaco sia il professor D'Alfonso, e poi passiamo ad un altro turno di domande. Prego. Grazie Presidente. Ministro, sindaco, professor Manfredi, noi abbiamo interagito in vari ruoli e sono contento che questi convergano poi nel lavoro che ci ha presentato con il professor D'Alfonso, che è prezioso consulente anche nel comitato che coordino. Ci sono alcuni punti secondo me che si intrecciano molto bene, quindi il primo è una riflessione ma anche una richiesta di indicazione, perché c'è una ricaduta forte poi sui territori. Da tanti lati si interviene sulla centralità di istruzione, formazione e cultura riguardo ovviamente la prevenzione alle mafie. Poi, vabbè, da questo deriva un problema a livello parlamentare, perché anche nei decreti che riguardano istruzione, cultura e formazione diventa difficile riuscire a far passare un messaggio di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Non credo sia soltanto una rigidità parlamentare, ma credo sia una volontà di, come dire, tenere sempre un po' laterale. Invece noi dal procuratore Cafiero De Rao in giù fino a voi sindaci sentiamo e apprezziamo parole che vogliono mettere scuola e istruzione, quindi l'università, al centro. In quest'ottica il libro, la ricerca che presentate, è molto interessante e preziosa, e nella commissione cultura all'interno della quale siedo io inviterò a confrontarsi con voi e a consultare quantomeno la ricerca,
perché credo che emergano in maniera molto chiara, lo citava D'Alfonso anche, le connessioni dirette non soltanto fra le discipline tradizionalmente riferite al contrasto alle mafie, ma anche fra quelle nuove. È difficile parlare di contrasto alle mafie senza consultare un urbanista oggi. Risulta abbastanza, come dire, anacronistico. Quindi questo è un primo punto e io ritengo che questa ricerca sia un supporto a quelle attività a livello parlamentare che molti di noi stanno facendo per forzare, come dire, la rigidità dei regolamenti per far entrare davvero dappertutto la lotta alle mafie come una pietra angolare. Secondo punto, questa è una domanda più diretta. Lei ci ha parlato di una rete fra gli Atenei, ci avete parlato di una rete fra gli Atenei che hanno al proprio interno gruppi di ricerca più o meno strutturati, osservatori più o meno strutturati, ma che hanno una produzione scientifica sul tema della lotta alle mafie. La mia domanda è, riusciamo oppure c'è intenzione di creare un analogo fra i comuni all'interno dei quali sorgono quelle università? Lo dico perché in particolare con le nuove elezioni amministrative, quindi con i nuovi governi cittadini, e lei è doppiamente parte in causa, io credo ci siano delle grandi aspettative sia nella centralità politica a livello anche locale della lotta alle mafie, perché non possiamo non parlare di un contrasto di prossimità, sia di un dialogo ampio fra quei comuni virtuosi politicamente che avranno voglia di mettere come punto fermo la lotta alle mafie. Quindi la domanda è se ci sarà questa ricaduta. Ancora le chiedo maggiori dettagli sul patto educativo nei territori, perché è assolutamente interessante. Anche su questo noi abbiamo un grande lavorio sul territorio nazionale, poca valutazione d'impatto, come da purtroppo tradizione del terzo settore è sempre difficile andare a valutare l'impatto. Infatti siamo il paese delle sono tutte best practice, poi però alla conta è sempre difficile verificarlo. Mi interesserebbe capire se ci sono delle linee di analisi, dei criteri che sono stati utilizzati, perché dovremmo lavorare, come ci ha detto anche lei, sull'ingegnerizzazione, sulla creazione di prototipi veramente utilizzabili, e quanto realizzato eventualmente a Napoli potrebbe essere d'aiuto in altre città e viceversa. Apprezzo il nesso che ha fatto fra dispersione scolastica e lotta alle mafie, quindi non torno su questo. Però ci sono un'altra domanda e vado verso la conclusione. Avete parlato entrambi, sia D'Alfonso che Manfredi, del coinvolgimento e della parte didattica e di ricerca. Domanda diretta, brutale: come coinvolgiamo i giovani? A partire inevitabilmente e dai giovani che frequentano l'università e dai giovani di Napoli, che è città che eccelle, io credo, a livello europeo come terzo settore organizzato. E da ultimo un breve aggiornamento, visto che il professor D'Alfonso mi ha con piacere citato, e riguarda il lavoro che stiamo facendo in comitato e la disponibilità che abbiamo avuto dall'ANVUR, dal professor Uricchio, per aprire un tavolo di lavoro che facesse incontrare insieme alla CRUI quelle che sono le riflessioni sull'eventuale stimolo da sottoporre ai rettori delle università italiane, laddove anche sulla base della vostra ricerca dovessimo riscontrare che il livello, la quantità anche di interventi didattici nonché scientifici fossero ancora limitati. Quindi crediamo, apprezzo molto la disponibilità che ci è stata data a questa valutazione, ma in comitato abbiamo fatto un passettino ulteriore e io sto incontrando tutti gli osservatori, anche quelli citati nel vostro volume, perché credo che in particolare sulla fattispecie Covid, delle infiltrazioni mafiose in epoca Covid, molte università italiane, e cito Ferrara, Torino, Napoli, giusto per Milano con il laboratorio CLIN dell'Università Bocconi che ho incontrato pochi giorni fa, stanno realizzando degli studi di grandissima importanza per questa commissione. E come avete lavorato nella precedente legislatura per lasciare una traccia da seguire per il futuro, credo che quella della collaborazione con il mondo accademico strutturato sia fondamentale. Grazie.
Grazie deputato Lattanzio, do la parola agli auditi allora. Allora grazie, io rispondo relativamente ai temi che sono stati sollevati dall'onorevole Mirabelli e dall'onorevole Lattanzio, che ringrazio per la grande cura nelle domande relative ai temi del rapporto tra le attività che sono state condotte e anche gli ultimi rilievi che sono emersi dal convegno di Napoli e le questioni, diciamo, legate ai territori. Nel senso che anche questa mia, diciamo, ancora breve esperienza da sindaco e dai dati che ho potuto analizzare fa emergere una stretta connessione tra quelle che sono le diciamo, potenzialità dell'infiltrazione mafiosa e di tutte le azioni criminali con quelle che sono due tipiche fragilità con cui noi ci stiamo confrontando oggi. Da un lato la fragilità economica che è legata al post-Covid. Questo è un tema molto importante perché il Covid ha determinato una fragilità del tessuto commerciale, del tessuto delle piccole aziende locali, delle piccole aziende territoriali, che in parte sono state sostenute dal sostegno pubblico, ma in larga parte non sono riuscite ad accedere o ad avere un accesso sufficiente. La disponibilità da parte della Camorra, ad esempio a Napoli, di grandi capitali, ha fatto sì che ci sia stato un intervento, e questa è una cosa su cui c'è un grande timore da parte di tutti, per sostenere attività commerciali, attività della ristorazione, attività alberghiere, che piccole attività alberghiere che hanno avuto difficoltà legate al Covid e quindi in un certo senso intervenire sostenendole economicamente e quindi impossessandosene dal punto di vista della disponibilità economica. Recente, proprio di queste ore, i dati che noi stiamo analizzando legate per esempio all'infiltrazione nei bed and breakfast, che sono un'attività molto light e che quindi dove è più facile che la camorra si possa intrufolare. E quindi su questo il tema del controllo delle attività, del controllo della legalità, anche dei cambi di proprietà, dei cambi delle licenze sono estremamente importanti. Poi c'è un tema più articolato, che io credo che sia un tema centrale, che è il rapporto tra criminalità e disagio nelle periferie, perché questo è un tema molto importante. Noi abbiamo delle grandi periferie urbane che non riguardano solo la città ma tutta l'area metropolitana, perché in una zona per esempio come Napoli è difficile distinguere la periferia dalla città, dai comuni della cintura, dove ci sono delle condizioni di disagio sociale importante che sono legati da un lato al disagio proprio scolastico, questo è il tema del patto educativo, per effetto anche della DAD e di quelle che sono state anche ovviamente le difficoltà scolastiche nel periodo della pandemia, ci sono quartieri della città dove la dispersione scolastica è arrivata al 30-40%. Questo soprattutto a Napoli, pensiamo all'area di Scampia e ad altre zone. A questo tipo di è chiaro che noi c'è la necessità di questo è un po' lo spirito del patto educativo che è stato proposto dalla diocesi, cioè riuscire ad organizzare le attività di sostegno e di recupero dei ragazzi alla scolarità, soprattutto nelle ore pomeridiane, mettendo al centro la scuola, ma soprattutto facendo interagire tutte quelle che sono le iniziative del terzo settore, quindi attività sportive, attività musicali, tutta una serie di attività che sono fondamentali per riscolarizzare un po' i giovani. E poi c'è un altro tema che pure è stato sollevato, che è molto importante, che è quello della qualità dell'abitare. Noi vediamo in molti quartieri periferici che gli insediamenti di edilizia economica e popolare rappresentano spesso il luogo ideale per l'insediamento di attività criminali, di disagio. I quartieri per esempio della ricostruzione post terremoto sono un esempio tipico nell'interland napoletano di luoghi che sono diventati
siamo luoghi di clan, dove chiaramente il disagio abitativo, la scarsa qualità urbanistica e il disagio scolastico si incrociano per determinare alla fine delle situazioni favorevoli per la criminalità. E questo è un altro tema su cui bisogna agire, noi anche su questo agiremo, non solo utilizzando quelli che sono gli strumenti che oggi ci vengono dati dalla normativa, ma anche per esempio un tema molto importante è quello delle occupazioni abusive. Concludo con una considerazione. Noi abbiamo a disposizione molte risorse che sono legate ovviamente all'impiego dei fondi del PNRR. Sarebbe utile che nell'indirizzare queste risorse, anche nei progetti che vengono messi in campo, ci fosse anche un focus sull'efficacia degli interventi rispetto alla riduzione delle condizioni ovviamente di disagio e di degrado che favoriscono l'inserimento, la propagazione delle attività criminali. Per esempio ci sono i grandi progetti di trasformazione delle periferie, su quello o avere un focus specifico su questo tema sarebbe molto importante, perché è chiaro che la qualità dell'abitare e l'organizzazione dell'abitare rappresenta un fattore determinante per contrastare la criminalità, sia la microcriminalità che la macrocriminalità, e questo in Inghilterra, in altri negli Stati Uniti è stato molto approfondito, cioè dagli urbanisti è stato molto studiato questo tema, questo è un tema su cui fare una riflessione. Grazie. Vado sugli altri temi che sono stati sollecitati, anche io ringrazio per quanto ci è stato chiesto. Intanto parto da una premessa. Avere la possibilità di relazionarsi, di interfacciarci con la Commissione parlamentare antimafia ti permette, come studioso, di avere una percezione di carattere generale, una visione generale che altrimenti sarebbe difficile avere. Per questo noi nel lavoro in queste due legislature abbiamo posto molto attenzione ed abbiamo approfondito il sistema antimafia, guardando, approfondendo, ragionando sugli attori del sistema antimafia. E quindi ci siamo posti appunto la domanda se l'università potesse avere un ruolo all'interno di questo sistema, che noi intuivamo in qualche modo, perché conosciamo chiaramente il lavoro di molti colleghi, di laboratori di ricerca, conosciamo le pubblicazioni, però abbiamo voluto fare uno sforzo proprio per fotografare l'esistente partendo dai dati. È evidente che il ragionamento a questo punto va costruito, direi, in termini politici e accademici, ovvero una volta individuati tutti i soggetti che operano su questo territorio, che vi assicuro hanno tra le principali caratteristiche quelle della passione civile, perché in molti casi questi temi, anche da un punto di vista accademico, pagano poco. Nel senso, ci sono molti settori scientifico-disciplinari in cui va detto, ancora oggi chi va a toccare quei temi va a toccare dei temi marginali, e questo evidentemente ha un impatto. Dare anche una dignità, scientifica oltre che istituzionale, che non potremmo avere se non dialogando con certe istituzioni, forse permette anche di alimentare, di dare maggiore, identità a chi fa questo lavoro e decide di impegnarsi su questi temi. Quindi, in qualche modo, ci sono adesso delle premesse ulteriori che, ripeto, sono il frutto di una riflessione fatta con docenti di molti altri atenei. Noi l'abbiamo coordinato, ma gli atenei sono davvero diversi e nel libro sono indicati. E in qualche modo c'è una comunità, una rete, che però non era così percepita. Il lavoro è ancora lungo da fare. Per quanto riguarda invece i giovani, allora noi siamo partiti da una premessa. I giovani destinatari della nostra riflessione sono innanzitutto i giovani universitari, sembra banale, però in realtà cercando di restare nel nostro mestiere abbiamo incominciato a ragionare sui giovani universitari. Questo tra l'altro è un passaggio che ricordo fu fatto, riflessivo, che fu fatto proprio dal professore Manfredi con una frase molto semplice: i giovani di oggi sono la futura classe dirigente piuttosto che i professionisti del domani, perché il tema ce lo si poneva in relazione ai liberi professionisti collusi, compromessi
con le mafie. Quando abbiamo incominciato a ragionare sui giovani universitari, abbiamo incominciato anche a definire gli strumenti che potessero essere d'aiuto. Mi spiego meglio. Se, noi abbiamo, questo è indicato nel libro, prima non l'ho citato, abbiamo costruito nella Federico II un corso attraverso la nostra piattaforma formativa online che si chiama federica.eu, che sono i cosiddetti MOOC. C'è un corso rivolto proprio agli studenti universitari, partendo dalla casistica e dal coinvolgimento dei professionisti in tema di mafie. Perché? Perché in realtà nell'Accademia italiana non viene insegnata l'etica o la deontologia. La deontologia in alcuni corsi di laurea, però la riflessione, come dire, sull'etica pubblica, sulla deontologia professionale, sul ruolo del cittadino all'interno del paese. Ora sto facendo un discorso molto complesso e articolato che richiederebbe ben altro approfondimento, ma in realtà è un tema un po' che sfugge, che è lasciato ai docenti eventualmente. Noi abbiamo provato per la prima volta, non so se sufficientemente bene, a creare un corso con queste caratteristiche. C'è un corso che nasce in quella che vengono definite le cosiddette soft skills, cioè le competenze trasversali. Non un corso rivolto agli studenti di giurisprudenza piuttosto che di economia, ma un corso accessibile a tutti, anche agli studenti che appartengono ad altre categorie, a future altre categorie professionali. Un corso quindi rivolto ai giovani studenti universitari, ma anche agli ordini professionali, perché anche lì si pone il problema della formazione in materie come queste, che forse, ma questo è un altro tema, andrebbe maggiormente valorizzata, perché è una disciplina, quella della deontologia, che ha pochi crediti formativi. All'interno di questa dovresti collocare il tema della legalità e della criminalità. Grazie professor D'Alfonso. A questo punto il deputato Paolini. Grazie Presidente, ringrazio i professori per le interessanti cose, per il libro, ma volevo chiedere una cosa che forse esiste, ma è questo il senso della domanda. Uno dei problemi che a mio avviso andrebbe affrontato anche dal vostro punto di vista è quello della contrasto al favore di immagine di cui gode oggi presso taluni settori del giovanili la figura del criminale. In questo, secondo me, gravemente influenzata da certi serial che fanno vedere praticamente il delinquente, il mafioso, vincente, bello, ricco e pronto a conquistare il mondo, è uno stato che semplicemente in quei filmati non c'è. Credo che sia un problema. Ecco, volevo chiedere se l'università ritiene opportuno, cioè la vostra opinione, poi si può costruire, uno che si sviluppi anche all'interno, in parte il professor D'Alfonso ci è andato vicino, cioè se sia opportuno anche in questi nuovi skills da implementare, di sviluppare anche questa tra virgolette, rilancio dell'immagine della legalità e della bruttezza, come facevano un po' gli antichi, della turpitudine del peccato, mentre in contrasto della virtù della legge, perché mi pare che questo venga a mancare. Anche perché in un'altra serie in un altro comitato abbiamo anche analizzato, anche con l'apporto di alcuni professori, proprio la simbologia, la immagine, la forza evocativa che hanno certi simboli, e lo troviamo anche nelle gang latinoamericane a Milano, non solo a Napoli evidentemente, con le quali la gang criminale, quel sistema di vita lì che interessa una parte delle popolazioni, rilancia la propria forza, anche evocativa, cioè io sono forte, sono vincente, sono figo, e tu che non appartieni a questa cerchia sei invece un sottomesso, diciamo qualcosa d'altro. Allora voglio chiedere, uno, questo, se nell'ambito di questo sviluppo di rafforzamento della percezione della legalità potrebbe entrarci anche questo rilancio d'immagine delle cose belle in confronto alle immagini turbi. E secondo, se le università possono, secondo me possono e dovrebbero anzi, mettere a disposizione le loro competenze ingegneristiche, matematiche, statistiche, economiche, per far percepire ai cittadini quanto, in particolare al sud, ma non solo al sud,
le mafie danneggiano l'economia, perché io personalmente dovessi investire in certe zone, qualunque incentivo mi dia lo Stato non ci andrei, perché non voglio sottostare a un certo tipo di condizionamento. Ecco, le università, o almeno quello che vostra conoscenza, hanno mai provato a fare degli studi per quantificare come sarebbe andata lo sviluppo economico di Napoli, perché abbiamo qui il sindaco, ma di qualunque altra zona ad alto controllo mafioso, se non ci fossero stati l'influsso. Penso, e chiudo qui la domanda, che però è anche uno stimolo alla vostra risposta naturalmente, penso a una regione come la Calabria, che ha delle bellezze incommensurabili, che a mio avviso, per non dire la Sicilia, per non dire altre regioni, che come rispetto alla Romagna sono immensamente più belle e anche più attrattive, però non godono dello stesso sviluppo turistico, proprio forse a causa del fatto che l'imprenditoria viene in qualche modo conculcata, lo sviluppo economico viene limitato dal pizzo, dall'estorsione, dalla riduzione della circolazione dell'economia lecita in rapporto a quella criminale. Ecco, le università potrebbero, a vostro avviso, produrre documentazione anche per far vedere al cittadino medio, che spesso non lo percepisce, come sarebbe andata, se come starebbero meglio se non ci fosse stato. Cioè a Napoli, se non ci fosse stata questo cancro, diciamo così, come sarebbe stato? Quante persone starebbero meglio, sarebbero più serene, più felici, a parte le vite risparmiate? Ecco, questo è il senso che potrebbe servire anche a far capire perché a sempre più ampie fasce di popolazione, perché bisogna combattere sinceramente, in modo convinto, questo fenomeno che non è solo italiano, ma che da noi ha connotati particolari. Grazie. Grazie deputato Paolini. Infine il sottoscritto. Mi rivolgo ad ambedue gli auditi. È stato giustamente asserito che la risposta al fenomeno, questo lo ribadiva anche il deputato Lattanzio, non debba essere semplicemente di carattere repressivo, e pertanto l'università può e deve svolgere un ruolo importante proprio nell'elaborazione culturale, mettendo a disposizione strumenti per la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, strumenti che possano essere affinati attraverso un percorso trans e metadisciplinare, perché di questo anche con saggezza ha detto il professor D'Alfonso. Però io ho la percezione, e qua mi rivolgo soprattutto a chi è stato a capo della CRUI, che la risposta che il nostro Ateneo in senso complessivo, in senso nazionale, sappia dare è pur sempre figlia di emergenze che esplodono venendo percepite non quando sotterraneamente iniziano ad incunearsi in territori che magari disconoscevano, ignoravano quei fenomeni in quanto non autoctoni, ma piuttosto interviene l'Ateneo quando vi è il disvelamento, vi è la rivelazione dell'infiltrazione che è datata ormai 30, 40 e anche più anni. Per cui volevo capire se in funzione della ricognizione che è stata elaborata si è notata anche una differente risposta da parte accademica in relazione alla territorialità, per cui magari ci sono sensibilità, militanze, civismi a livello accademico più elaborati, più consapevoli in alcuni territori, perché sollecitati da tragedie e drammi che hanno imposto risposte alle comunità civili, e meno in altri territori che sono risultati più distratti. Ora, se è vero che istruzione e cultura debbono essere argine, sarebbe il caso che proprio il motore centrale della CRUI si mettesse in moto per far sì che anche nelle parti più apparentemente lontane e distanti vi fosse una presa di coscienza veloce e immediata. Grazie.
Grazie Presidente. Allora rispondo, do una risposta unica a due sollecitazioni. Prima di entrare nei due temi diversi che sono stati sollevati dal Presidente e dall'Onorevole, in realtà mi fa piacere richiamare un attimo la funzionalità della nostra banca dati. Banalmente, il tema della narrazione attraverso il cinema, le serie, le immagini delle mafie è un tema che, per comprendere di chi si è occupato di questo tema, basta far girare queste parole all'interno della banca dati. Allora, io in parte lo so, nel senso so che c'è un professore di Salerno ravveduto, c'è uno della Federico II, Sabatino, che si occupano di questi temi, ma in realtà con questo banalissimo file noi siamo in grado di individuare questi professori. Chiaramente da lì le relazioni personali sono importanti, ma c'è la possibilità di chiamare questi soggetti per poter approfondire, con loro interloquire per capire meglio questi temi. Quindi la risposta è sì, questo tema certamente è un tema importante, molto importante anzi direi, ed è un tema che viene trattato dalla ricerca universitaria, che io sappia prevalentemente dagli storici, da qualche sociologo e da qualche professore di lingua e letteratura che si occupa di cinema, ma evidentemente poi la ricerca andrebbe fatta. L'altra questione invece dei temi e territorio. È una domanda difficile. Io immagino di potervi dare risposta in questi termini. Questa banca dati che noi abbiamo costruito e le elaborazioni che sono state fatte da parte degli studiosi di tutte le discipline interessate e coinvolte già ci danno alcuni risultati in relazione ai territori. Alcuni risultati. Molti altri vanno costruiti, nel senso che noi possiamo anche immaginare, se ho capito bene la riflessione del Presidente, possiamo anche immaginare di andare a comprendere in che termini certi temi sono trattati dalle università di quel territorio o viceversa, in che termini temi del territorio vengono letti e affrontati da parte delle università. Si può fare, Presidente, nel senso che le informazioni che abbiamo adesso sicuramente ci restituiscono questo tipo di possibilità. In alcuni casi questo libro già lo ha fatto, ci sono alcuni temi, noi per esempio abbiamo sociologi, giuristi, economisti, antropologi, anche statistici, tra l'altro, economisti se ne occupano molto, ma gli statistici poco. Abbiamo anche l'urbanista, una professoressa della Sapienza, che si occupa di questi temi specifici. Quindi, come dire, ci sono le condizioni per svolgere questi approfondimenti. Ultima questione, l'interdisciplinarità. Noi puntiamo molto sull'interdisciplinarità, lo dicevamo in precedenza. Senza questo tipo di approccio non è interpretabile questo fenomeno. Però nei fatti, quando noi studiosi andiamo ad approcciare a questo tema, con questo metodo abbiamo una difficoltà, perché ognuno di noi scrive per se stesso. O per esempio i giuristi pubblicano solo con il proprio nome e deve essere affrontato in termini giuridici, come è giusto che sia il tema. I sociologi o gli economisti possono scrivere a più mani, ma è difficile che si intreccino tra loro sullo stesso testo, sullo stesso lavoro scientifico, direi quasi impossibile. Quindi l'unico modo per avere un'interdisciplinarità in questo momento, con queste regole, è quello che qualche laboratorio già fa, penso a noi, Milano, Bologna, Torino, soprattutto, e molti altri, cioè parlare. Cioè, banalmente il giurista parla col sociologo, con l'economista, si interfaccia sui temi e poi quando ognuno scrive sulla sua disciplina. Questo forse è un limite, però non saprei dare un'indicazione. Io volevo fare alcuni commenti e dare alcune risposte all'onorevole Paolini e al presidente Morra. Allora, per quanto riguarda il tema dei simboli, questo è uno dei grandi temi, diciamo, anche un tema molto dibattuto. Noi abbiamo un esempio a Napoli che mi fa piacere ricordare, che è quello che è avvenuto negli ultimi 2 o 3 anni, che erano i murales della Camorra, nel senso che in città si era diffusa questa, diciamo,
abitudine che alcuni, soprattutto giovani, che persone molto giovani, che erano morti in occasioni, diciamo, di conflitto camorristico, poi c'erano questa forma di murales per ricordarli e degli altarini, poi c'era una commistione tra questi simboli, ovviamente criminali, con simboli religiosi, perché poi si intersecano queste sono dinamiche ben note. Infatti c'è stato un intervento che è stato fatto dalla Procura insieme al Comune, che, diciamo, per l'eliminazione di questi simboli. Quindi il tema del culto, il tema della simbologia è un tema molto importante, perché spesso l'emulazione, soprattutto tra i più giovani, è legata ovviamente a queste simbologie, quindi questo è un tema su cui bisogna avere grande attenzione. Chiaro, poi esiste un tema più ampio, che è quello della rappresentazione della camorra, della mafia attraverso i mass media. Del resto questo è un tema che era già stato affrontato ai tempi della Piovra, se noi lo ricordiamo, penso 20 anni fa, insomma 20 o 30 anni fa. Noi adesso abbiamo avuto il caso di Gomorra, in cui spesso c'è questo dibattito, soprattutto nella nostra città, cioè quanto questa rappresentazione sia da un lato fattore di emulazione e dall'altro sia fatto utile, perché alla fine consente la conoscenza di certi fenomeni che prima erano insomma non conosciuti. Ecco, questo è un tema complesso, su cui ci sono opinioni molto divergenti, devo dire. Se noi guardiamo il caso di Gomorra è stata ambientata a Scampia. Oggi Scampia, proprio per effetto di Gomorra, non è la Scampia di 10 anni fa, perché c'è stato un impegno dello Stato, un impegno delle associazioni, c'è stato un riscatto, cioè il rappresentare il male ha portato alla parte sana di quel quartiere di volersi riscattare, quindi ha avuto un effetto al contrario. Però è indubbio che poi in dei giovani criminali vedere quei simboli possa rappresentare per loro un fattore demulare. Quindi questo è un tema, io credo che il non rappresentare sia sbagliato, però va studiato bene l'effetto che queste cose fanno, perché su questi argomenti ci può essere anche una comunicazione, uno studio, un supporto, e sicuramente anche lo studio dell'impatto della comunicazione su questi fenomeni da parte dell'università è importante, perché è un tema complicato, non è un tema facile su cui fare una valutazione. Mentre io posso dire l'eliminazione dei murales e degli altarini è una cosa giusta, perché anche su questo c'è stato polemica in città. Se Gomorra è stato un fattore positivo o negativo, non so dare un giudizio assoluto, cioè un tema su cui fare una riflessione. Tema economico. È difficile valutare cosa non si è fatto, cioè cosa non ha portato all'economia la presenza delle mafie. È più facile valutare quello che si porta quando invece le mafie si vincono. Per esempio, noi abbiamo un quartiere a Napoli, che è il quartiere La Sanità, che era un quartiere fortemente condizionato, ancora oggi in parte, ma molto di meno, dalle dinamiche mafiose. Là è nato un sistema associativo intorno alla parrocchia, all'azione che ha fatto un parroco molto attivo. È nata questa cooperativa, che è la cooperativa della Paranza, che ha cominciato gestendo le catacombe di San Gennaro, che era un luogo abbandonato e che oggi è diventato uno dei siti turistici più importanti della città, e tutta una serie di attività di accoglienza, di attività di innovazione. Oggi questa struttura ha creato 300 posti di lavoro a tempo indeterminato, un giro d'affari di varie decine di milioni, un impatto importantissimo sull'economia di quel quartiere, che è diventato meta di turisti che vengono da tutto il mondo. E chiaramente poi la presenza dei turisti ha portato anche legalità, perché chiaramente e quello è un esempio di come un luogo che era uno dei luoghi più malfamati della città può diventare uno dei luoghi che invece oggi sono uno dei grandi attrattori culturali e creano grande economia. Quindi un esempio, noi abbiamo, anche durante il mio rettorato, noi abbiamo fatto questo polo del digitale a San Giovanni a Teduccio, un altro quartiere molto difficile, dove abbiamo portato Apple, grandi gruppi internazionali,
un pezzo della facoltà di ingegneria, abbiamo fatto una valutazione di impatto, questo ha creato una grande economia, abbiamo portato migliaia di studenti, ricercatori da tutto il mondo, progressivamente quel pezzo di città si è trasformato. Adesso noi tra poco apriremo un pezzo della facoltà di medicina a Scampia, cioè queste misure si possono fare in positivo, cioè facendo vedere alle persone come quando poi si investe si porta qualità nei territori, alla fine c'è un beneficio per tutti, perché le persone vanno poi posti di lavoro qualificato e anche libero. Quindi, e poi l'ultima considerazione che faceva il Presidente, se è cambiata l'approccio al problema, cioè se oggi questi fenomeni si studiano prima che accadano, insomma prima che diventano super pubblicizzati. Questo sta avvenendo adesso, cioè nel senso che fino credo a 10 anni fa, 5 anni fa, alla fine si studiavano questi fenomeni quando avvenivano in dei luoghi, degli aspetti, dei fatti molto eclatanti. Oggi questa è diventata una disciplina, cioè quindi c'è un sistema strutturato, ci sono dei dottorati, ci sono. E per esempio nelle regioni del nord ci sono dei luoghi, insomma, dei posti di, diciamo, delle attività di ricerca molto importanti, a Milano, Torino e Bologna, che sono 3 centri molto importanti, che studiano moltissimo tutti questi fenomeni di infiltrazione anche della criminalità nell'economia di quei territori, argomento fino a 20-30 anni fa forse non conosciuto, di cui nessuno parlava. È chiaro che più si diffonde queste conoscenze, più queste diventano una disciplina, non uno studio dell'evento, ma studiano i fenomeni, questo più ha una capacità di prevenzione rispetto alla capacità di seguire il fenomeno. Anche questo è un modo per lavorare più sulla prevenzione, quindi l'istituzionalizzazione degli studi sulle mafie, che prima erano legati a poche persone, adesso sono molto diffusi in quasi tutte le università italiane. Penso che dappertutto ci siano persone che studiano questi fenomeni. Grazie. In ultimo, deputato Lattanzio, per una precisazione, prego. Sì, in realtà una piccola aggiunta. Da un lato sul tema che sollevava Paolini, bellezza e turpitudine, dall'altro lato è tema assolutamente dibattuto, c'è un'ampia letteratura, soprattutto in ambito sudamericano, che si è già trovato ad affrontare quella commistione fra simbologia religiosa, religiosa e simbologia criminale. Questo mi porta alla prima domanda. Da un po' di incrocio di dati che avevo portato avanti tempo addietro con Elsevier, la casa editrice, una delle maggiori case editrici di riviste scientifiche, emergeva un numero interessante in merito a ricercatori e ricercatrici italiani all'estero che facevano ricerca sulle mafie, e quindi mi interessa capire se viene tracciato o meno. E poi un'altra domanda, perché riguarda una delle variabili che non vengono tracciate, riguarda la possibilità di individuare l'età degli autori di queste ricerche attraverso l'anagrafe che avete realizzato, perché credo che possa essere un dato molto, molto interessante. Grazie. Sì, grazie onorevole. Allora no, gli studiosi che lavorano e che sono strutturati all'estero noi non li abbiamo considerati, nel senso che in questa prima ricerca, la cui metodologia in realtà ci ha permesso di avere un campo di indagine molto ampio, non abbiamo potuto indagare anche questo tipo di studioso. Ovviamente molti di noi conoscono bene le bibliografie dei maggiori studiosi italiani che lavorano all'estero in molte università, penso Londra e molte altre strutture, però in questo momento non li abbiamo potuti considerare. Né abbiamo potuto considerare l'età, nel senso che nella nostra banca dati ci siamo limitati a individuare i professori e i ricercatori strutturati negli atenei italiani e qualche dottore di ricerca, ovvero dottori di ricerca che caricano le loro pubblicazioni su questo sistema. Ovviamente tutto è perfettibile, nel senso che ogni sollecitazione per noi rappresenta, come dire, un nuovo obiettivo per realizzare una nuova anagrafe, però per ora no. Beh,
credo che dopo queste precisazioni l'audizione si possa considerare conclusa, anche perché credo che quantomeno alla Camera dei Deputati abbiano da tornare. Buona serata a tutti.